Questa storia è la storia di un sogno italiano e di un gruppo di uomini e donne che, credendo in questo sogno, hanno portato energia, benessere e qualità di vita in milioni di case nel nostro paese. A questo sogno è dedicata la nostra storia. Il nostro racconto inizia nel 1936 a Milano, quando viene fondata Liquigas, società che, cogliendo le esigenze di migliaia di famiglie ed imprese, inizia l'importazione dalla Francia di bombole di GPL, gas di petrolio liquefatti. Ma è con il 1938 che inizia la vera storia di Liquigas, con l'inaugurazione del primo stabilimento a Porto Marghera. Un nuovo stabilimento industriale che erge i suoi edifici e le sue gigantesche strutture metalliche in una vasta zona di 110.000 metri quadrati di superficie di arena barenosa strappata al mare, è sorto a Porto Marghera per introdurre anche in Italia l'industria e il commercio dei gas liquefatti combustibili. La struttura di Liquigas era a quel tempo a carattere distributivo. Gli stabilimenti erano tutti posizionati strategicamente vicino alle raffinerie petrolifere di altre aziende. Da queste raffinerie, Liquigas, con tecniche all'avanguardia, otteneva dalla compressione la liquefazione di questi gas. Una fonte energetica a basso residuo, in precedenza non utilizzata e addirittura eliminata come prodotto residuale della raffinazione. E fu subito un grande successo commerciale, interrotto dall'incombere della guerra e dalle sue distruzioni. Con il dopoguerra, finalmente, la ricostruzione, le speranze, la voglia di ricominciare e di costruire un grande paese moderno ed evoluto. Dal dopoguerra al 1956, con l'aumentare delle richieste di energia, la principale missione di Liquigas è stata assicurare la fornitura di GPL con una rete sempre più capillare ed efficiente di distribuzione, in grado di raggiungere l'intero paese. In questo periodo le due principali aziende del settore in Italia erano Liquigas e Pibigas, la prima maggiormente presente nel nord Italia, la seconda più attiva nel centro-sud. Visita inaugurale ai risorti stabilimenti della Liquigas di Marghera. Fa gli onori di casa il senatore Guglielmone. 94 bombe li avevano polverizzati. Serbatoi e distillatori tra qualche millennio, con le loro forme geometriche, parranno arcani come a noi paiono oggi le piramidi e gli obelischi. Porto Marghera fu il primo importantissimo polo di trasformazione e deposito ricostruito dopo i devastanti bombardamenti aerei, grazie al lavoro e all'impegno di uomini come Luigi Bianchi, infaticabile dirigente delegato alla ricostruzione del polo. E dopo Porto Marghera gli stabilimenti di Livorno e Brindisi. Il senatore Guglielmone sta osservando un plastico, ormai tradottosi nella realtà di questo stabilimento inaugurato da Gronchi. Esso sorge a Livorno. I serbatoi col loro brillare di alluminio racchiudono un gas che si liquefà, da ciò il suo nome di Liquigas, e torna subito... A Livorno la realtà era quella di centinaia di metri di caverne sotterranee destinate a deposito per circa 25.000 metri cubi. Un'opera ciclopica di cui sono ancora custoditi gelosamente i progetti negli archivi societari. Importato con le navi, il gas veniva convogliato in apposite tubature e inserito in serbatoi di stoccaggio per essere poi distribuito agli stabilimenti per l'imbottigliamento. Queste bombole, per qualche tempo, continuarono a portare impressi due marchi, perché se il distributore finale era Liquigas, il fornitore era Essogas, che condivideva con la nostra società l'onore della visibilità. Finora attraverso lo spazio non si captava che la voce, oggi si capta immediata la presenza. Ecco il primo radioincisore italiano. Lenti che potenziano l'occhio, pompe che potenziano la terra. E un'altra pompa a uso delle nostre industrie, rese più autonome dalle applicazioni del combustibile nazionale, queste sorgenti portatili di energia. Il secolo va davvero come un razzo. Nel decennio dal 55 al 65 l'attività di Liquigas inizia a diversificarsi, allargandosi alle apparecchiature di utilizzo. In accordo con Camping Gas, azienda francese tra i leader di settore in Europa, diventa così distributore esclusivo di una linea di prodotti per il campeggio denominata Plein Air. Nella stessa visione di sviluppo del business, la società entra anche nel settore delle cucine con Ligmar e Lidom, società a marchio Liquigas. E in quello dei riscaldatori per comunità, quali ad esempio le chiese, e in genere degli apparecchi a fiammella. Dello stesso periodo è anche il Liquicontrol, l'innovativa valvola di sicurezza posta sulla bombola.
Per quel lancio vennero organizzati eventi speciali come il noleggio di sale cinematografiche a livello nazionale per realizzare presentazioni e dimostrazioni di questo nuovo dispositivo. Gal Sicurezza, un congegno indispensabile in ogni casa, presentato alla rassegna dell'ANI e della Fiera di Milano. Che cos'è il gas sicurezza? Semplicissimo. Osservate, un altro dispositivo a sicurezza controllata che la Liquigas ha previsto ora per tutti i bruciatori delle sue cucine. L'accensione è automatica mediante pulsante, è eliminato l'uso del fiammifero. Ma questa è anche la fase dell'impegno di Liquigas nello sport, con un diretto coinvolgimento nel ciclismo. Uno sport a tutta energia, vicino alla gente di Liquigas, appassionante ed appassionato. Uno sport che vedrà la società essere presente a fasi alterne, ma sempre con grande successo, fino ai nostri giorni. Il Gran Premio Liquigas, organizzato dalla Domus, ha chiamato a raccolta circa 2.000 allievi di ogni regione d'Italia, setacendo i valori della categoria in modo radicale. Fino al 66 in Italia parliamo comunque soprattutto di un'azienda di distribuzione e di produzione di apparecchiature. Nel frattempo, dato che il GPL era considerato un'ottima fonte di energia pulita e a basso costo e che in Italia la lotta per le quote di mercato era fortissima, Liquigas era entrata in una logica di espansione internazionale. Nacquero così società Liquigas in Nigeria, Brasile, Turchia, Sudafrica, Ecuador e Libano. Una svolta storica nella politica industriale di Liquigas si ebbe tuttavia più tardi, dal biennio 1966-67, con lo sviluppo della metanizzazione del paese e il conseguente rischio potenziale di riduzione delle forniture di GPL. Una svolta sostenuta fortemente dall'allora amministratore delegato e vicepresidente Raffaele Orsini. Diversificazione divenne in brevissimo tempo la nuova parola d'ordine di Liquigas. Attraverso un rilevante numero di società controllate, Liquigas entrò così nei settori della chimica fine, dei derivati della paraffina, dell'edilizia e dell'assicurativo. Si arriva al 1978, un anno di grandi difficoltà, determinate soprattutto dal forte livello di indebitamento seguito agli investimenti necessari ai processi di diversificazione produttiva, fase che culmina con il commissariamento da parte del governo. Nel 1981 l'acquisizione di Liquigas da parte di Eni, l'ente nazionale idrocarburi a partecipazione statale, portava alla nascita del marchio Agip Liquigas. La successiva fusione di Liquigas nel 1985 con Pibigas, sempre controllata da Eni, dava luogo alla creazione di Liquipibigas. Ed è sempre nel 1985 che il dottor Paolo Zani decideva, insieme ad alcuni soci, di entrare nel mercato del GPL rilevando le attività della Novogas italiana. Due anni più tardi l'incontro con SHV, primo gruppo privato europeo nella lavorazione e commercializzazione del GPL. Il 17 marzo 1987 veniva firmato l'accordo formale di joint venture tra SHV attraverso la controllata Prima Gas e la società Brixia International guidata dal dottor Paolo Zani. In quegli anni il gruppo olandese SHV, che successivamente sarebbe divenuto unico azionista di Prima Gas France, stava perseguendo una strategia di sviluppo internazionale nel mercato del GPL. Sin dai primi contatti, SHV dimostrò idee concrete, piani di sviluppo molto chiari e una forte determinazione ad entrare nel mercato italiano del GPL in un'ottica di lungo periodo. L'ideale per Novogas, alla ricerca di un partner forte e motivato ad investimenti di qualità. La dimostrazione che la scelta del partner fosse quella giusta arrivò con l'acquisizione nel 1994 di Liquipibigas, messa in vendita da Eni. Siamo in un periodo storico molto particolare, anni in cui l'immagine dell'Italia sui mercati esteri era negativa. In questa fase SHV ha portato avanti i propri piani di investimento sul nostro mercato facendo scelte coraggiose e in controtendenza per i tempi. Un ruolo essenziale fu giocato da Paul Van Vlissingen, discendente della famiglia fondatrice e proprietaria del gruppo SHV e ai tempi presidente del gruppo. Durante una importante cena di lavoro, Paul Van Vlissingen fece al dottor Zani una domanda importantissima. Parlando con il management italiano, chiese di dargli un esempio di società olandese che avesse investito in Italia riportandone profitti. Quella sera non ci fu risposta. Nonostante ciò, Van Vlissingen portò avanti la scelta dell'investimento italiano anche contro numerose resistenze interne. Ed è bello ricordare oggi come la risposta a quella domanda arrivò qualche anno dopo, nell'estate del 2004. Liquigas è quell'azienda.
Se fino al 1994 si alternarono periodi di grandi successi a momenti più difficili, a partire da quell'anno il quadro mutò profondamente. Proprio del 1994, infatti, è la nascita dell'odierna Liquigas. A seguito dell'acquisizione di Liquipibigas da parte di Novogas, la Novogas decide di cambiare la propria ragione sociale in Liquigas, rilevando il nome storico parte del patrimonio della società acquisita. Dal 1994 la storia della nostra azienda è stata percorsa da significativi processi di ristrutturazione, importanti acquisizioni e dalla realizzazione di grandi successi, sia in ambito nazionale che internazionale. Questo processo di costante crescita, determinato da una strategia coerente nel tempo, ha visto come protagoniste due importanti acquisizioni: Ultragas Nord S.p.A. nel giugno 1999 e Shell Gas Italia S.p.A. nel dicembre 2003. Tali operazioni straordinarie hanno rappresentato due tappe importanti nella storia di Liquigas, sia per la loro complessità, sia per la rilevante incorporazione di uomini e mezzi che hanno comportato. Con Ultragas, infatti, Liquigas ha acquisito 145 dipendenti, 6 stabilimenti di proprietà e tutte le relative attività di importazione e distribuzione GPL concentrate al centro-nord. Mentre con l'acquisizione del ramo d'azienda Shell Gas Italia, sono confluiti in Liquigas 108 dipendenti, 3 stabilimenti di proprietà e tutte le attività in precedenza gestite da Shell con esclusione del mercato bombole. Patrimonio e punti di forza di Liquigas sono oggi anche i due terminali marittimi di Livorno e Brindisi e il terminale ferroviario di Domegliara-Verona. Tali realtà logistiche sono gestite in compartecipazione con altri operatori del settore al fine di ottimizzarne il funzionamento. Si tratta di joint venture di assoluto valore strategico, sia sotto il profilo dell'approvvigionamento della materia prima, sia per un migliore supporto logistico e di stoccaggio. Supporto che permette di ottimizzare la fornitura del prodotto ai clienti, migliorando anche il profilo di ottimizzazione economica. È in questi depositi primari, infatti, che, a differenza dei depositi secondari in cui avvengono esclusivamente attività logistiche di imbottigliamento e di stoccaggio, si svolgono le operazioni di importazione diretta del prodotto. Se infatti fino al 2008 l'importazione diretta di Liquigas dipendeva esclusivamente dal costiero gas Livorno, con potenziale rischio sugli approvvigionamenti in caso di mancato arrivo delle navi, l'acquisizione e l'ampliamento del terminale di Brindisi ha apportato vantaggi di grande rilievo, come maggiore operatività per far fronte a situazioni di emergenza e di grande freddo, maggiore possibilità di stoccaggio, maggiore quantità di prodotto e condizioni economiche più vantaggiose. Mentre il polo di Domegliara è in grado di ricevere il prodotto non solo tramite le reti ferroviarie di tutta Europa, ma anche direttamente dai terminali marittimi di Brindisi e Livorno. Dal 1994 le acquisizioni di Liquigas sono state oltre 40. Al giorno d'oggi, il gruppo Liquigas è costituito da circa 20 società partecipate. Tra le partecipazioni più rilevanti, quelle di Butanplin, in Croazia e Slovenia, Rebigas, la più importante società italiana di ricollaudo bombole, Liquigas Malta, Gasco Energy Malta e Liquigas Sport. A Liquigas Sport spetta la gestione della squadra di ciclismo Liquigas. Un simbolo che porta con orgoglio il nostro marchio, le nostre idee e la nostra energia in tutto il mondo. Questo impegno, gli investimenti, la capacità di visione hanno portato il gruppo Liquigas ad essere oggi leader assoluto nel mercato GPL italiano e nei paesi limitrofi, non solo in termini di volumi, quanto e soprattutto per vicinanza al cliente e capacità innovativa. Un impegno che ha consentito di passare dalle 220.000 tonnellate di CPL venduto nel 1994 alle 439.000 tonnellate del 2008, consentendo al fatturato vendite un balzo dai 198 milioni di euro del 94 ai 697 milioni di euro del 2008.
Dal GPL in bombole ai piccoli serbatoi a reti canalizzate, sia per uso domestico e industriale, fino agli impianti solari termici, fotovoltaici e pellet, per arrivare alla linea completa di accessori dai barbecue ai prodotti per gli usi professionali, Liquigas è oggi ancora una volta una realtà capace di guardare il presente pensando al domani. Come nel caso del servizio gas a contatore per i clienti con piccoli serbatoi. Uno strumento all'avanguardia che permette di verificare i consumi e di provvedere ai rifornimenti con facilità e precisione, addebitando al cliente solo quanto consumato senza pagamento al rifornimento. O la telemetria, strumento innovativo che rileva i consumi del contatore e il livello del serbatoio mediante trasmissione dei dati via GSM a un centro raccolta dati, con l'ottimizzazione dei tempi di rifornimento ed una fatturazione estremamente accurata. Un servizio che serve già oggi circa 75.000 clienti, con l'obiettivo di collegare via telemetria i contatori di tutti i clienti Liquigas, migliorando servizio e qualità di vita. Il valore più importante che lega l'inizio della storia di Liquigas all'oggi è, e sicuramente rimane, la forte ed efficace presenza sul territorio, la vicinanza con le persone, la capacità di ascoltare e di saper porre al centro del proprio universo il cliente, il suo mondo, le sue esigenze, sapendone cogliere le differenti richieste attraverso due secoli che hanno cambiato il volto del mondo, per migliorare e migliorarsi in un costante processo di rinnovamento. Se Liquigas oggi è l'azienda leader nel mercato del GPL, questo è grazie a tutte le persone che hanno lavorato duramente, contribuendo a creare una solida casa su queste basi importanti. La differenza l'hanno sempre fatta le persone e la storia della nostra azienda ne è un esempio.